anche se stonando. No! Aida. Bentornati! Come state? Buongiorno Celentano! Che bel colore! Tiziano! Tim! Due ballerini professionisti che commentano amici. Ma è tradizione, ha ragione. Cosa c'era? Prima o poi facendo così. Preso la cassa. Ecco, momento della sfilata, come siamo vestiti. Eccoci qua, uno e gambetta, due. Gambetta. Che eleganza oggi. Un crampo. Ma no, così. No, adesso. Che sei in tinta con la giacca? Eh beh, certo, c'è sempre un po' di blu da quando ho i capelli blu. Ah. Anch'io ho i pantaloni blu, un po' di blu da quando ho i capelli. Ah, non ho i capelli blu. Ma non lì, magari. Ma c'è chi, domanda, ma c'è chi, sicuramente, sì, sicuro, beh, sicuro, sì, dai, che domande. Il mondo è bello perché bagno. Chissà se anche la Celentano. Siete in 7, le maglie disponibili al massimo sono 5. Oh, chi va a casa? Ma questa è l'ultima? Ah, sì. Meno male. Finalmente. Mattia! Oh, Mattia! Bella bro. Mattia fa il commesso. Lil deve decidere oggi. Gazzelle senza occhiali. Oh, hai visto che forte? Mamma mia. Forza. La forza di Dio. Dio dato. Dio dato. Cioè lui ha dato. Dio gli ha dato la forza. La forza. E l'ha chiamato Dio dato, perché Dio ti ha dato. Oh, Gledy! Grazie a Dio! E Dio ci ha dato Gledy! Quanti anni ha Gledy? No, vorrei sapere cosa prende, cosa mangia, così per... 49 anni, ammazza. Ragazzi, vi ricordiamo che il 26 e il 27 aprile saremo a Roma, al Brancaccio, con il nostro spettacolo Vita da Ballerini. Ci sarà anche Shinai, ovviamente, quindi mi raccomando, venite perché sarà l'ultima esibizione insieme, di noi tre, insieme. L'ultima Vita da Ballerini, che faremo? Ed è uno spettacolo divertente, è un dance comedy, è in due tempi, dura 2 ore circa. E c'è tutta una parte, diciamo, su amici che penso che mi piacerà parecchio. Ci vediamo lì, venite. È molto brava, complimenti. Si vede che hai studiato per anni, buona tecnica, belle linee, però qui, a Nemici di Filippo De Maria, c'è bisogno di versatilità. Hai qualcos'altro di pronto, tipo di hip hop? No, veramente, io le punte faccio sì, classico. Vabbè, dai, però, bisogna saper fare anche altro, non solo uno stile. Magari qualcos'altro pronto, tipo di latino. No. Greco? Greco. Allora, contemporaneo, breakdance, tip tap, pallavolo, qualcosa di pur saper fare. Sì, so fare i cocktail con la noce moscata. Presa! Tim. Comunque Maria che chiama il mio nome mi esalta. Cioè sentivo è bellissimo più la pelle d'oca. Ah sì Maria. Chiamami ancora. Tutta gold. Tutta l'esibizione dei ragazzi con... No. Col balletto. No, Rudy non viene nominato. Come no? Maria no. Perché? Ma quindi di nuovo la Data Room di Tim ha detto che questo era il pezzo più ma forte. È divertente, ma cosa? La dove fate? La dove rifate? Rifate? Tagliamo, grazie. Fai qualcosa. Anche Petit ci tiene e anche Mida, sono i tre che ci tengono di più. Musica. Come si gira? Oh yeah. Ma poi come la fanno male stonda, veramente. 5 cellulari nella tuta gol. Cellulari nella tuta gol. Oh, facciamo l'onda. Nella musica dei pop. Ma chi è che fa l'onda così? Cioè... Però adesso potranno anche, sai, farla passare. Ma anche passami l'onda, cioè, passami l'onda. Passala male, però. Apri in ritardo. Sì, perché mica lo fai uno dopo l'altro. Classica musica latinista. Martin Garrix è un noto musicista, sì, compositore di, danze, compositore di danze latinoamericane. Senti questi ritmi sì. Spagnoleggianti dell'America Latina. Senti. Infatti mi sembrava un po' troppo vestita quando è entrata. Però se ci pensi questa musica comunque si adatta molto al, sai, shake.
Ah, sì, in realtà sono i tacchi. Lui, quella, sì. Questa musica l'ha creata con le scarpe. Boh, a me non è piaciuto. È già finito, cosa è successo? Niente. Ricordiamo che noi non siamo ballerini di latinoamericano, quindi non abbiamo grandi competenze in merito, però io mi sono un po' stancato di queste evoluzioni qua. Cioè, a parere mio, hanno fatto poco. Hanno fatto quasi niente, sì. Brava, ci stava. Finalmente un pezzo che mi piace. A volte il giurì fa pezzi che non sono nel mio gusto musicale. Ma è tutto sudato? Cioè, si è scaldato di brutto. Ma è sudato. Ma io quando ballo poi la mia maglia così, sì. Dopo 20 minuti, e poi è tutta quanta come i pantaloni. Tra l'altro hanno fatto magliette così, che col sudore esce una scritta tipo no, non stop. Quando vai così vai in palestra, ragazzi, e finché non vedi la scritta, va bene. Ma io mi stoppo subito allora. Plie, ok, fatto, okay, va bene, però giro, ok, basta così. Lo vedo un po' più convinto oggi. Secondo me il fatto che adesso ha avuto uno in più in squadra gli ha fatto venire un po'. Nel popping secondo me gli manca un po' qualcosa. Che scassa la camminata alla fine. Però meglio del solito, bravo. Sì, e tra l'altro non ha fatto un pezzo drammatico, ma felice e sì. Stava bene. L'unica cosa viene da dire è che magari questa energia deve essere un po' più distribuita durante la coreografia. Nel senso che inizi a 100 e lo finisci a 100, anche se la musica ti... È quello che notiamo spessissimo nelle coreo qua d'amici. Sì, ma sia nell'esecuzione che proprio nella coreografia. È diventato un duo adesso. Ho detto, perché? Forse da solo non arrivo al serale. Magari. Suona un'armonica. Mi sembra. Oh, mi sta piacendo più del solito. Sì, molto di più. Sarà che il pezzo è bellissimo. Per te e per me. Mi è venuto da ridere. Quello lì che ha urlato. Brava! C'è sotto una musica. E musica. Ma quello l'ha preso benissimo. Eppa! No, quella a fianco l'hai vista, era così. Eh beh, se c'è uno vicino così, di solito comunque devi chiudere un po', sennò. Allora, innanzitutto, bravissimi, siete veramente fantastici tutti, complimenti. Tutti bravi, tutti, anche quelli che non ho sentito, bravissimi. Questo pezzo forse è ancora più difficile di quello di prima, perché... Nice. Un momento finale, però certe cose non cambiano, lo sai, no? Ah, ancora. Devi sapere che... Sara è una... Oh, da quanti mesi? Sapere che Sara... Rudy, 8. Lorella... 5. 7.5. Comunque meno. Pettinelli nelle prove. Sara... 4 e mezzo. 4! Ascesa, 4, ascesa. 4. Comunque non è possibile avere questi voti così, così diversi. Cioè, se ci pensi, che ci sia tutta questa differenza di voti tra gli insegnanti. Sì, se pensi, perché... se lo metti nella danza, esatto. C'è una persona brava. Cosa puoi valutare? La tecnica, l'espressività, come sta in scena, eccetera. Se hai tre professionisti del mestiere. I voti, che distanze avranno? È impossibile che uno mette l'insufficienza e l'altro mette un voto 8. Alto. Cioè, non 8. Ci può essere 4 voti di differenza, ci possono essere uno, due. Sì, cambia un po' anche, sai, se ti piace, non ti piace, i gusti. Se la distanza è così ampia è perché qualcuno o entrambi non sono molto sinceri. Ma noi non siamo soltanto parole di un'altra canzone d'amore. Oh, mi sta piacendo più di tutte le altre. Perché al mondo in fondo non serve un'altra canzone d'amore. Ma è super intensa. Oggi sto facendo una delle cose più difficili della mia vita. Sì, prima. Non vorrei essere nei suoi panni. Quante volte... No, più che altro dopo Kia. Ma è la faccia che mi fa ridere. No, ma per me è proprio anche la voce. Dopo Kia, anche un non esperto sente subito una differenza. Quante volte... Che non è solo una macchia scura. Che cosa gli succede in faccia quando deve cantare? È una cosa incredibile. Fa delle cose stranissime. Ma è difficilissimo perché socchiudi gli occhi. La mia vanità
e la presenza di chi è andato già. Solo lui può farlo. No, ma quando solo una persona riesce a farlo vuol dire che ha talento. Ah beh sì, è talento. È per quello che è ad amici lui. L'unica forza tutto ciò che ha. Gli spermatozoi, ha detto. Mm-hmm. L'unica forza, cosa? Che ha. È la coda. Vediamo se qua dice, non so che voto darti, difficile, no, la cosa più difficile che devo fare nella mia vita. Quando i giudici di canto dicono... La tecnica sicuramente è importante, la precisione, però a volte anche perdere il controllo per far uscire un'emozione è una cosa che arriva forse ancora più forte. Complimenti davvero. Cioè è un modo bellissimo per dirgli che hanno sbagliato e hanno steccato. Cioè... esatto. Vediamo quella del canto, primo classificato. Ah, il primo. Ai. Vabbè, ma Diodato. Ma cosa Diodato? Diodato, cioè, poi anche il tuo nome non mi aiuta in questo momento. Se no lo cambi invece. Ah, ecco. Non mi aiuta, mi fa uscire delle parole. Ma non si vergogna un pochino? Ma dai, ma è palesemente finta questa classifica. Ma poi dopo che ha cantato Kia. Ma poi appena hanno cantato tutte le donne. Dimmi che Kia non ha trasmesso qualcosa. Come? Hanno cantato tutte le donne e ha detto, è la cosa più difficile che ho fatto nella mia vita. E poi mi metti Ai, le primo. Mi cambia e poi c'è Giovanni. Vediamo. Poi bello, hanno lasciato anche lo spazio tra uno e l'altro, sì, per farlo diventare un po' sembrare più grosso. È una classifica. Naiz, nome del pe... Naiz Ash. No. Ma non ha senso! Non ha senso! No, ma non c'è proprio confronto con Aile, è proprio zero. Tufo tornato! Quindi dipende tutto da Garrison adesso, chi esce e chi non esce? Uff, tesa. Dovete improvvisare utilizzando come preferite la maglia d'oro sul trespolo. Oh. No, ma perché? Ma chi se le inventa queste cose? Mettiamo una delle... Allora, io ti dico già cosa fa Giovanni. Giovanni fa così. Qua c'è la maglia. Le cose della vita. Perché così? Voglio te. Non voglio questa bianca. Che brutta questa bianca. Nessun grado di separazione, nessun... Giovanni la prende così, inizia a fare il torero. Ecco, meno male, dai, togli sta roba e balla, bravo. Ha spostato il carrellino? Sì, sì. No, cos'è questa trashata? Io manco riesco, non ho le dita che funzionano per questo. Alcuni passaggi carini dell'impro. Sì, non questa cosa del cuore. La rimette al centro, bravissimo. Hai imparato a piegare, eh? Hai imparato a piegare. No. Hai da 5 anni. Dimmi che ti sei anche legato le scarpe da sola. Sono rimasti già il becco. Attenderò il predo. Arriverà. Sì, è così. Verranno in mare. E non lotterò. Lotto per amore. Lotterò. Te l'ho detto. Scegli, infatti. Non c'era quelli spazio. Quelli non lo sapevi che ci sarebbe. Comunque stato. Ancora la testa non l'ha messa a posto. Amore mio, grande amore, che facce fa, Garrison? Poi fa le facce quando lui fa le slide, come se avesse fatto un passo difficilissimo. Ha fatto una slide. Ah, sì. E adesso piange. No! Per me ha vinto Kumo qua. Sì, sì, sì. Garrison, dici chi ti è piaciuto di più? Devo dire che Giovanni lui ci camminava intorno, faceva ogni tanto così, così, qualche scena e qualche giro. Convinto di più è... Lo dico? Beh, sì. Aspetta un po'. Beh, sei lì per quello. Sempre la suspense fa adesso, da un po' di tempo a questa parte. Al suo momento, scusa, può godersela. No, sennò è subito finito. Subito deve andarsene. Kumo! Nessuno se lo aspettava. No, zero. Sì. Voleva toccare gli addominali. Scusa, ma sono veri? Tutti muniti di microfono. Mi chiedo adesso con Beppe Vessicchio se Aile arriva comunque primo. Certo, ovvio. Sì. Vessicchio deciderà quali parti farvi cantare e sul LED ci sarà il testo che scorre. Okay. Ok? Indicherò esattamente i momenti del cambio, quindi... Ma ti ricordi questa prova qua lo scorso anno che c'era quello lì che... Sì, che non riusciamo non a partire. Che ridere. Quindi a una certa non lo mettono più primo, ma ultimo. Di Aile. Quando cantiamo ci possiamo anche spostare o... No. No.
stai fermo. Possiamo anche uscire? Cioè, lui pensa che c'è un direttore d'orchestra che deve orchestrare gente che si muove in e giro, così. Gira, sono tutti solisti. Ma che cavolo. Sì, sei tu che cominci. Poi nel momento in cui vedi, devi avere gli occhi aperti, guardo, che indico qualcun altro, vuol dire che è il momento in cui devi fermarti. Beh, Aile canta con gli occhi chiusi tutto il tempo, quindi chissà se... No, magari sono socchiusi, magari vede comunque. Non lo so, a me sembrano proprio chiusi. E tu che sai col mare, e tu che sai camare. C'è troppa luce dentro. Lei pensava andasse avanti, invece no, continua. Palle, oh. E scusa se non parlo abbastanza, ma è una scuola di danza nello stomaco. Ok, tornato indietro. Sì. Non voleva sentire Aile. Sta nello stomaco. È bella senza musica con te. Ma lui vuole sentire solo loro due, che ci sta, eh? Sì, secondo me è nessuno di noi, avanti e indietro. Gli altri non rimane. Potrebbe andare da Chiago. Vorrei farti 100 cose, ma non so da dove iniziare. Cosa succede alla sua faccia? Sì, cioè, si attivano tutti dei muscoli strani, guarda. Cosa da insegnare, mi metti in crisi. Subito via. Vediamo se torna indietro, secondo me via, no. Chiaro, via, Chiaro. Caldo che avanza, io non dormirò. Lei non si aspettava che dovesse continuare. Io vorrei chiedere scusa perché io mi sono distratta. Cioè, pensavo di aver finito la mia parte. Vedi, anch'io pensavo. Cioè, si è visto, ho tolto proprio il microfono. Sì. Poi. Vabbè. Mi ho ingannata. Ho detto di stare attento. Era pienissimo. Super contento. La sua intenzione, secondo me, ci stava. Wow, oggi solo complimenti per Aile. Ma no, no, io non capirò mai. Tanti cantanti straffermati, se li metto qua con Vessicchio che dà una canzone tutto un tratto, fanno fatica pure loro. Il suo sogno nascosto, secondo me lui di notte sogna di mettere tutti i top italiani e fare l'improvvisazione. Sai cosa sarebbe fighissimo? Nel pomeridiano non assegnare nessun coach, ma tutti lavorano con tutti. E poi per il serale ti crei la tua squadra. Così loro sono i prof. Esatto. E assegnano compiti, assegnano prove. Che è sempre una cover? Sì. Yes. 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 Oui. Però bello che comunque il suo mood cambia subito con la canzone. Sì, molto meglio. Brava, qua meglio, vero? La canzone fa. Quella canzone Angel è bellissima, però secondo me non l'ha fatta bene. Non era tanto per lei. Poi sono gusti, Boh, che ne so, io mica sono un esperto. Sceglie come mestiere il canto e non tanto quello di parlare. Anzi, sì. In quello sei abbastanza introversa. A meno che c'è la padella sporca. Esatto. E timida, tranne quando ti arrabbi, diciamo così. Ecco, oh, dai. Ed entrambi l'hanno strameritata. E mi sono spesso chiesta. Mi fa ridere la camera dietro che si muove da sola. Ma per capirlo dovevo solo fidarmi delle mie sensazioni. Ci ho pensato molto in queste settimane. Madonna, che lettera che ha scritto, wow. Porca miseria. Immaginati io che scrivo una lettera. Beh, è molto sintetica. Piena di errori comunque. Piena di errori ortografici, di sintassi, di coniugazione dei verbi, doppie. Vabbè, magari le doppie riesco a aggiustarle se scrivo, sai, tipo col telefono che me le corregge. Ah vabbè, già te le corregge, a due R. Corregge. Peccato non ci sia il correttore automatico quando parli proprio. Non ti deluderò. Firmato Lee Jolie. Quindi io mi sono distratto. Cioè, se Rudy va con Anna. Se Rudy non si incavola, vuol dire che c'è stato. Buona fortuna. Buona fortuna. Boh. Ma che senso ha cambiare coach il giorno prima del serale? Ma poi come se Rudy non la portasse al serale? Cioè. Ma infatti. Molto, molto felice e onorata di darti la maglia. Wow, è maglia per Lil, finalmente, peraltro. Quindi Rudy va al serale solo con Petit e Holden. Petit Seven va al serale con Lil, Martina. Bella! Ah, ha spaccato tutto! Un kamikaze. Ma poi mi fa ridere, tutta sorpresa. Ma te l'avevo già detto, se vieni con me ti do la maglia. Cioè era già, sì, già, era già sottinteso. Ma stava a dire... Va bene, vengo con te. Ok, hai la maglia, cioè... Gaia, vuoi farle fare il balletto? Oh no, il balletto. Quante volte lo rivedremo oggi se ogni volta che danno la maglia? C'è il balletto, volte... Non lo sa, non lo ha sa. Ha fatto il ripassino. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Beh, dire che l'ha imparato è... No, cosa sta facendo? Quella ronda. Una persona col mal di pancia, tipo. Allora, persona che non ha mai fatto danza nella sua vita. Se io non l'avessi mai vista, farei così. Ah, la faresti avanti. Perché lei è... Perché pensa al delfino. Think different, capito? Outside of the box.
Però secondo me era già meglio, perché almeno è partita un po' più in alto al posto che farla, che farla così sotto. Che okay. Dici non ha senso. Sì, 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 no, sì. Brava. Brava Sara. Ti è partito un po' il tubo. L'inglese era un po' sdecicato, sì. Ma perché secondo me voleva fare un po' la sexy, ah, però alla fine gli è uscita Sgrewain. Comunque la differenza che fa appena riesci a muoverti un pochino, cioè lei ha fatto questo giretto così, che era un po' rigido, però immagino se l'avesse fatto bene, sensuale, che fa questa cosa col bacino alla mentre canta, alla Dua Lipa, alla Angelina, sì. Subito, capito, ti cattura, perché ha fatto danza e si vede e sa muoversi, e quando canta anche solo, capito? Sì, anche perché senti qua ci ha provato, un pezzo, però anche a livello di movimento devi entrare in quel pezzo, non può essere solo la faccia. Esatto, cioè soprattutto se è un pezzo di questo tipo qua, come un pezzo del genere devi ballare un po'. Ragazze, ragazzi che fate canto, fate anche un po' di danza, vi servirà tantissimo. Yes, è tornato Mattia! Il movimento di bacino. Oh yes, esatto. Finalmente può ballare veramente con la tocca. Ah, senza plexiglass. Senza plexiglass. Yeah! Voglio sentire la celentana cosa dice sui pantaloni. Ciacca, ciacca, ti ricordi la cele che si lamentava sulla pancia, sui pantaloni? Sulle scarpe. Cioè, raga, ma lui quanto è più bravo di Giovanni. Si muove troppo bene. Dai, guarda come si muove. Cioè, non ne sappiamo niente in latino, però è bello da vedere, si no, muove, poi, fluido, poi hai accenti, visto questa cosa con la gamba, molto carina. Ce la tocca, ma lui mi cattura l'attenzione. Guarda anche i giri. Sì, giri molto meglio. Sì, no, ha due collanine. Due collanine! Due collanine! Poi ha detto anche ancora c'è il pantalone stretto sotto. Ci tengo tantissimo. Al pantalone stretto sotto. Sono stato su questo palco con un plexiglass. Oh! Sono felicissimo di aver ballato con Francine, ti ringrazio. Bravo, è quello che abbiamo detto. Abbiamo detto esattamente le cose che sono successe alla fine dell'esibizione della serie. Il plexiglass, la cella che commenta l'outfit ed è successo quello. Ma poi effettivamente poverino, c'era sempre la tocca davanti ma non la poteva toccare. Ma era massacrante per lui, anche perché la maggior parte delle cose che si fanno in latinoamericano sono in coppia. Toda non ce la fa più a vederla sbattuta in giro da altri, non ce la fa più. Ma work come si lì, allora. Madonna, si è alzato con una ciabatta lui, così sì. Proprio. Ma già solo il sudenio, come lo chiamano loro, non lo so. Ha proprio molta meno fluidità. Questa cosa della gamba, Mattia l'ha fatta più spam, con il cambio dinamica. Vediamo qua adesso ci sono i giri. Stava cadendo in avanti, sì. Cioè era tutto avanti. Okay. Ha lasciato pure il segno, vedi che proprio... Cioè proprio... No, ho sbagliato, da solo, Beh, non è bello da parte vostra questo no. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Ma la maglia se la mette per poi togliersi. Sì, palese. Girettino. Ciaca ciaca. Continua a camminare. Questa è la preparazione, riscaldamento. Madonna, che impulso. Ma l'hai visto questo pezzo, sbaglio. L'avevo predetto. Cosa fa? Cubista, cosa fa? Ma no. Cicche. No. No, dai, dai. Che saltito. Ma che cos'era? Cioè, proprio mia madre può fare, mia nonna. Cioè, che saltito. Ma... Però quanto è più bello il fisico di Giovanni rispetto a quello di Umberto. Sì. Però anche lui, come me, pantaloni a vita bassa. Vuole far vedere l'obliquo qua, la V. Eccolo, l'Andrea Sè. Eccolo, poi scende. Pesantissimi comunque. Cioè proprio... Oh. Sì. Quindi gli dà la maglia adesso in pratica. Visto che gli sta facendo fare tutti i pezzi no, vecchi. No, ma non mi piace. Qua ci stava un bel limone. Un po' sì. Un po' inclusive, dai. Siamo nel 2024. Sì, infatti la... Ah! Oh, bacino. Ok, dai. Un bel limone tra i maschi non lo mettono mai. Invece maschi e femmina. Sì, con Elena. Sì, con Elena i limoni li abbiamo visti. Con Javier. What? Cosa?
Ma così. Ma proprio un limone duro qua. Durissimo. Madonna. C'ha le labbra che si ribaltano. Sì. Non me l'aspettavo. Mamma, trovatevi una stanza, cioè non so. Come aumentare la percentuale di iscritti l'anno successivo? Cioè, quanti maschi ci hanno provato l'anno dopo ad entrare ad Amici? Ragazzi, tutti martedì siamo in live su Twitch alle 20:45. Vai, Kumo! Sei. Oh no. Boom, che botta de bacino. Fatto sentire la presenza. Nicola, sei un po' depresso oggi. Non puoi litigare con nessuno. Olè, dai che... Limone! Niente. Ho sentito che c'è stato qualcosa tra Kumo e Giulia. Stabile. Come? Dove l'hai sentito? Gente mi manda cose. Bravo che leggi i messaggi. C'è Seba e non c'è Sci. Cosa si perde? Abbiamo chiesto del popping per Kumo e lo fanno. In alcune cose sto preferendo Sebastian. Difficile guardarli entrambi per capire la qualità precisamente del movimento. Ah, è però abbastanza sync. Sì, infatti. Non male. No, ma anche la qualità del movimento. Bravo Kumo, anche questo anche finale. Anche carino da coreo. Molto carino, vero? Sì. Che è Romantic Homicide. Romantic Homicide. Sto cercando un gatto. Un bel gatto. Che cosa ci fai? Il mio cuore in mano. Assurdo veramente che è ancora lì. Io non... Adesso gli darà anche la maglia. Ho paura di sta cosa. Ci perdo l'anima. Ci perdo l'anima. Sembra a me col mal di pancia, incredibile. Tu canti col mal di pancia? Sì, a volte sì, per cercare di distrarti. Quando sto lì sul cesso, no? Faccio... Aiuta? Sì. Vuoto dentro. Vuoto dentro. È dopo. Vuoto dentro. Qua lo canti meglio, sì, comunque sì, cioè. Infatti è un pochino meglio di uscire. Mi manca il tuo nome. Mi manca il tuo nome. Si sta dimenticando il nome di questa ragazza o ragazza, insomma, questa persona. Troppe canne. Troppe droghe, sì. Troppa noce moscata. Seduto un attimo. Volevo entrare nel mood, capito? Ah, questo lo canti così. Ti vuole far vedere la coscia. Lo sappiamo. Questa è la cosa brutta che devo dire del social media adesso. Che conosciamo solo i ritornelli delle canzoni. Adesso non l'abbiamo mai sentita. No. Infatti un sacco di volte. Ma questa conosci di sicuro. Ma questa che canzone? Ah, ma famosissima. Chi la canta? Come si chiama? Di maglie disponibili che è 4. 4. 4. Quindi 2 vanno a casa? Come? Quindi 2 vanno a casa? Sì. No, perché prima hai cantato come Hylet e è salito invece di scendere. Hai ragione. Sì, mi fa sboccare. Vabbè, una battuta, me la servite. No? Non mi volere male, Aile. La seconda opportunità, oltre a quella del 23 ottobre e ottobre-settembre. Ma skippiamo fino a quando tornano dentro? Chi se ne frega di quello che dicono loro? Oggi il tuo mood mi piace tantissimo. Ma tu sei già qua! Ma in realtà abbiamo finito. Sono andati in bagno. Gli altri in bagno, un caffè, una brioche. Ho detto che non è obbligatorio dare tutte e 4 le maglie. Posso parlare con Sara? Vabbè, lei sì, maglia sì e va bene. C'è stato un percorso veramente incredibile, Sara. Dai, maglia Sara e siamo tutti contenti. Una tua strada. Raga, questa puntata è veramente la puntata più noiosa dell'anno. Cioè, prima in classifica della noia mortale. Ma poi ci fanno anche i trabocchini con Hailey in primo in classifica. Sì, vabbè, quelli le fanno per farci arrabbiare, per farci svegliare un attimo e dire... Poi torniamo. Quindi Sara va al serale. Olè, brava. Dai, L'unica che mi ha creduto fin dall'inizio. Mi ha creduto o ha creduto in me? Sì, infatti, anche Tim si è accorto. Sì, anch'io. Si è accorto dell'errore. Quindi Sara... Madonna, non era un fischio, era un urletto, ma... Ha fatto proprio... un acuto, cioè, ma delle frequenze... Per cui se tu oggi andassi al serale, ti bruceresti. No. Cosa?
Ma cosa vuol dire ti bruceresti? Ma cosa vuol dire? Ma non ha senso. Aspetta. Tu hai la possibilità di ripresentarti ai casting l'anno prossimo. Ok, ma la possibilità di presentarsi o la prendete? Mio di tempo. Mamma mia, povero. Per lavorare di più, meglio e per farti conoscere più a fondo. Sono d'accordo, se entra il prossimo anno, perché a volte fanno sta cosa, vanno su trabocchino, come dice il buon team. Sì, 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 ti prendiamo il prossimo anno e poi non la prendo. Mi dispiace perché manderanno Aile e non manderanno lei e questa cosa non ha senso. Ma Aile alla fine è come se fosse già entrato due volte, perché comunque è uscito e rientrato. Sulle improvvisazioni chiudiamo ancora un occhio e mezzo, facciamo anche due. Vabbè, lascia... È che non voglio far vedere quanto sono forte. Quello è una lesa. Quindi Giovanni è serale. Comunque, maglia Giovanni. Sai cosa fa? Prende la maglia e fa così. Oh. Gli salta addosso. Wow. Zitto! Tranquillo. Ha detto cazzo? In quanti possono dire di aver avvolto con tanta energia e passione marito e moglie? Entrambi, è vero. In quanti possono dirlo? Pochissimo. Fortunato lui. Sarò veloce. Prendi la maglia del tempo. Innanzitutto grazie per essere veloce. Bravo, meno male. Io un applauso per Emanuele, glielo faccio. Una cosa terrificante stanno per fare. Guarda qua. La cavolata del secolo, prenderanno Aile e non prenderanno Naïs. Allora, torniamo a voi due. È troppo grosso lui, non entra nella maglia. No. È un bodybuilder. Non gli entra neanche il collo in quella maglia. Guarda. Mamma mia. C'è un collo enorme. Mamma mia, che cosa difficilissima. Non credevo che sarebbe stato così difficile. È così facile questa decisione. Proprio, ma guarda, ha orecchie chiuse pure. Occhi chiusi, cioè. Anzi, occhi così. E tu sei in grado di spaccare l'anima stonando. Sei in grado di spaccare l'anima stonando. Ma ti spacca le orecchie. Ma cosa stai dicendo? Madonna. Mi è da piangere. Ma immaginalo di trasferire questo discorso nella danza, capito? Cioè, mi spacchi l'anima con quanto sei storto. Quanto sei storto, quanto... Quanto sei antimusicale, sì, quanto sei scordinato. Sei andato e sei tornato. E ora te ne puoi andare di nuovo, per favore. Però io devo decidere. No. Siete due combattenti alla fine. No. Però io devo decidere. No. E devo decidere. No. Per chi di voi due credo possa regalare un'emozione in più. No. Anche se stonando. No. 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 Aida. Mi dispiace. Anche a me, anche a noi, a noi tutti. L'hanno portato al serale, non è possibile. Vabbè, era ovvio, dopo che l'ha fatto rientrare. Secondo me questa ovvio. È peggio di Rosa. Non saprei come... No. È stato un piacerissimo. Sì. Ma sai lei quanto cacchio le rode, quanto è arrabbiata? Cioè, se siamo arrabbiati noi, ma immagina lei. Non so se ho voglia di farlo, perché mi dispiace molto per Natalie. Volevo dire solo che anche le persone come me... Che... È legge lo stesso. Mi dispiace, però dico lo stesso. Cioè, lui ha mancato di rispetto al programma, ai compagni, ha ai fatto le sceneggiate, stonato come una a tutti quelli che vogliono stare ad amici, tutti i talenti che ci sono da fuori. E va al serale così, in scioltezza, ma... Perché spacca le orecchie con la sua voce stonata. Sì, esatto. Vabbè, Giovanni, se tu lo sbagli, insomma, sei un ballerino. Ma sono latinista. Non vuole far vedere quanto è bravo. Nel latino non ci sono quei passi, eh. Nel latino mica fanno l'onda. Gaia? Ci siamo. Baby, non richiamerò. Veramente è una cosa terribile. Oh, meno male che lo dici tu. Cioè, lo dice la conduttrice. Pensano a casa. I ballerini. Vola. Ah no, non ho saltato. Se ancora ci sei. Ma ci sono tutti. C'è un corpo di ballo, ragazzi. Che pizza. Se facessero ancora le coreografie di gruppo sarebbe molto più bello. Ma troppo lavoro. Awkward. Lui che canta è loro. Chi è il direttore artistico? È sempre lui. Sempre lui. Quanto ci manca Wax. Yeah, yeah. Ba, 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 ba. Mostrarlo alla maestra. Il mio mestiere è essere a servizio degli artisti e valorizzarli al massimo. Ok, e quindi? Certo, ovvio. Certo. Ok. Cosa vuole dire la Maria? Beh, certo. Con cui si va al serale. Ah, dove? Cosa scuote la testa, Nicolas? Lì c'è scritto artisti. È come dire che gli alunni di una scuola siano già artisti. Se lo chiedi ai cantanti che sono là. Sono già tutti artisti, sono già tutti arrivati artisti. Intanto per i ballerini diventare artista è ancora più complicato, perché in realtà il ballerino non è un artista, ma prima di tutto è un esecutore. Dopodiché, quando è diventato un maestro nelle sue abilità, nelle sue capacità, in quello che fa, allora può diventare un artista.
Flessione. Ah, facciamo esibire un pochino i giammagliati. Spamma. Ci è scesa un attimo piatto, sì. Però poi ha fatto un bel finale. La vedo più libera, sai? Tanto ormai sa che è il serale, quindi. Sì, ma a parte quello, magari anche il dolore al ginocchio. Serale. Questo qua, no. Questa parte qua con sia la coreografia che l'esecuzione. Si poteva fare meglio quel passaggio lì. Questa sembra una palla di gomma. No. È una palla di gomma. È bello. È bravo. Anche tu, maestro. Intanto palla lo dice qualcun altro. He could be a preacher when your soul is down. Bello questo inizio, preciso, pulito. Sto nella pirouette con l'attitude un pochino basso. Bam! Anche questo l'abbiamo già visto. È incredibile come lui riesca a nascondere i piedi. Ha dei piedi obiettivamente terribili. Secondo me il fatto che è straelastico aiuta un botto. Perché comunque la gamba le alza, le apre, ha una seconda pazzesca. Sì, poi c'è da dire che non tipo la caviglia ha poca mobilità, però le dita, vedi, le tira sempre. E quindi già aiuta. Bravo, molto bravo. Che forte, ballerino. Lui che è forte. Lui in finale, già in finale. Sì. Pazzesco. Anche lui. Sì, ma per altri motivi. Miu! Miu è tornata! Ciao, sono tutti. Ha dei carri armati al posto delle scarpe. Però bello che l'hanno... richiamata. Sì. Comunque devono avere dei contratti con le case discografiche. No, a parte gli scherzi, il fatto che lei sia uscita per la sua depressione, è bello che poi l'abbiano richiamata ed è bello anche vedere che forse sta un po' meglio, ecco. Io respirerò per non me lo chiedere. Ma poi sta cantando verso i suoi compagni, cioè è bello sta cosa. In cui con me rimango solo le paure. È un bel testo, considerando la sua storia personale, è veramente emozionante. C'è un elastico tra il cielo e l'anima che mi ha preso e mi ha portato. Sono emozionato. Hai pensato anche un po' ai tuoi momenti rinchiusi. La lingua del silenzio vuole sentirmi meglio. Poi brava sta ragazza comunque. Sono le paure mentre sparisco il buio. Wow. Che bello. Però secondo me potevano approfondire la sua uscita, cioè utilizzare quello spazio per parlare del se era per la depressione, cioè secondo me è un argomento di cui si potrebbe anche trattare. Ed è bello il fatto che lei ne abbia parlato con la sua arte, con la musica. Come sta il fidanzato? Ti ho rubato il naso? Il fidanzato sta bene a Monza. Me lo saluti? Certo. Ah, sta ancora insieme a me. Sì. Sarà lì che suona. Dance. No, già troppo. Va bene, grazie per aver visto questa puntata. Noi ci vediamo settimana prossima con il serale! Whoop, whoop.